Siamo con mister Alessandro Bruno, contentissimo dei 3 punti quest'oggi, un 3-2, forse si poteva far meglio in qualche situazione difensiva, però la squadra comunque aveva bisogno di portare a casa questi 3 punti per agganciare appunto il Roma City. Abbiamo fatto un'ottima gara, abbiamo disputato veramente una partita sontuosa sotto tutti i punti di vista. Non sono d'accordo sulle sbavature difensive, perché poi comunque loro hanno fatto gol su, diciamo, un calcio di rigore, non lo so se c'era o meno, però nella dinamica c'era, e poi su un calcio d'angolo dove noi purtroppo non abbiamo tanti centimetri e qualche volta paghiamo queste cose, ma poi per il resto credo che un cross abbiamo subito un colpo di testa, poi al secondo tempo non abbiamo neanche subito un tiro in porta, quindi questo significa che la squadra ha fatto un'ottima gara al cospetto veramente di una squadra, di un Roma City forte. Credo che poi verso la fine il Roma City ha schierato 4 attaccanti, quindi noi, nonostante tutto, è normale soffrire un po', ma ripeto, abbiamo meritato ampiamente questa vittoria. Ecco mister, sono arrivati alcuni giocatori importanti dal mercato, qual è il suo punto di vista anche a proposito del portiere? Sono arrivati dei ragazzi che dovevano migliorare qualche aspetto, oggi erano in campo, hanno giocato, hanno fatto bene, devono crescere ancora a livello fisico, lavoriamo tanto, loro sono un po' dietro, hanno fatto bene, è arrivato un altro portiere over, sicuramente arriverà un altro portiere under dai professionisti, perché noi ci siamo strutturati con il portiere under in porta, quindi arriverà sicuramente. Abbiamo fatto poche cose ma giuste, senza andare a toccare tanti gli equilibri, perché comunque questa squadra fino alla fine del giro d'andata ha fatto veramente bene. Ecco, poi il punto sugli infortunati di Bartolo Bonfiglio, qual è la situazione? Bonfiglio aveva ancora un po' male, quindi abbiamo preferito non rischiarlo, e quindi credo che comunque da martedì sarà a disposizione. L'unico è di Bartolo, che è ancora qualche settimana, quindi però abbiamo un organico abbastanza ampio per sopperire a queste assenze. Ecco, era importante appunto iniziare il 2024 con una vittoria. Che giro di ritorno di aspetti? Ma non era importante, era fondamentale, avevo chiesto ai ragazzi di farmi questo regalo, me l'hanno fatto e quindi li ringrazio pubblicamente, hanno dato tutto. Il giorno di ritorno sarà un giorno di ritorno molto molto duro, e le partite saranno tutte queste qui, come questa di oggi, e quindi sarà molto molto duro, però noi non ci tireremo indietro e combatteremo fino alla fine.